Poracci ritorna solo risposte sbagliate. Siete stati in tanti a riconoscere il capolavoro al contrario dei Quiet Man. E videogiocatore non solo è bello ma anche veloce, e per le risposte sbagliate direi che il riferimento a Silent Hill è perfetto, anche se in certi casi forse sarebbe meglio rimanere in silenzio. Ma non questa volta. Andiamo avanti, di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi a non essere mai entrato in una top 10. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima tra arresti, dati di vendita, rumor, bug, glitch, ce n'è veramente per tutti i gusti, quindi non perdiamo tempo. Mettetevi subito in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso, lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri socials. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Poracci, non vi nascondo che ero indeciso se iniziare con la celebrazione dei 20 anni della saga di Splinter Cell oppure con l'arresto di Yuji Naka. Di Splinter Cell ne parliamo la prossima volta. Mamma mia, Poracci, se Yuji Naka sta passando un brutto periodaccio. Lo scorso venerdì il papà di Sonic è stato infatti arrestato dalle autorità giapponesi e la cosa più assurda è che non c'entra niente l'aver creato Balan Wonderworld. Naka è stato accusato infatti di insider trading, che a quanto pare è un crimine che corrisponde alla compravendita di azioni finanziarie a proprio vantaggio, sfruttando la conoscenza di informazioni confidenziali. Secondo l'accusa, infatti, durante il suo periodo di lavoro in Square Enix, Naka sarebbe venuto a conoscenza che lo studio Aiming avrebbe collaborato con Square per creare un gioco mobile di Dragon Quest chiamato Tact. Nei primi mesi del 2020 Naka e altri due ex impiegati Square Enix avrebbero investito decine di migliaia di dollari nella piccola compagnia per poi rivendere le azioni una volta che l'annuncio di Tact avrebbe fatto salire drasticamente le quotazioni in borsa di Aiming. Insomma, questo potrebbe essere il chiodo definitivo che sigillerà la bara della carriera di Yuji Naka. Un vero peccato che un gigante del genere sia finito in questa situazione. Ma dai, alleggeriamo un po'. E per la serie dei miei consigli indie, di cui poi molto spesso mi dimentico di aver parlato, vi segnalo che il platform 3D Lilgator Game ha finalmente una data di uscita. La produzione indie ad opera del minuscolo studio Mega Wobble e pubblicata da Playtonic Friends, l'etichetta dietro lo studio di Yooka-Laylee, approderà su Switch e PC il prossimo 14 dicembre. Sono ovvi rimandi alla saga di Legend of Zelda e il titolo ricorda uno dei giochi più interessanti e rilassanti degli ultimi anni, ovvero A Short Hike. Lilgator Game verrà venduto a un prezzo budget di $19.99 e se siete in cerca di qualcosa per distendervi e staccare la spina, questa potrebbe essere l'avventura giusta. Negli ultimi mesi abbiamo tenuto traccia di come sono stati recepiti i vari titoli PlayStation Studios una volta approdati su PC. Il 18 è stato il turno di Miles Morales e rispetto alle precedenti pubblicazioni possiamo notare un interesse molto più vasto nei confronti del titolo Insomniac. Siamo lontani dal successo di un God of War o dell'originale Spider-Man, ma con un picco di 13.000 giocatori in contemporanea su Steam, il lancio è andato decisamente meglio rispetto all'accoglienza tiepidina riservata all'Uncharted Collection o al disastroso buco nell'acqua di Sackboy. C'è da dire che si tratta anche di un'IP molto famosa, ma allo stesso tempo è anche una sorta di espansione standalone, quindi non deve essere proprio semplicissimo riuscire a piazzare Miles Morales su PC. In ogni caso continueremo a tenere d'occhio la situazione, soprattutto quando arriveranno altri titoloni, come il tanto discusso The Last of Us Part 1 Remake e il punitivo Returnal. Va bene, passiamo alle notizie del giorno. Siamo sopravvissuti al weekend di lancio di Scarlatto e Violetto e sì, ci ritroviamo in uno scenario prevedibile, nei contenuti ma non nella portata. Iniziamo con un dato di fatto che ci aspettavamo un po' tutti quanti. I giochi Pokémon stanno facendo parlare tanto di sé, ma non per i motivi migliori. Non penso che un titolo Pokémon sia stato mai rilasciato in uno stato più pietoso di quello in cui si trovano adesso Scarlatto e Violetto, anche dopo la Day One Patch. Se nei titoli precedenti erano ovvi i limiti del motore grafico, per i giochi più recenti si aggiunge un quantitativo di bug e glitch impressionante, che fanno pensare si tratti di una versione che avrebbe necessitato di molto più tempo di lavorazione prima di essere pubblicata. Su Twitter sono diventati virali alcuni video che mostrano bug di vario tipo, che rompono completamente il gioco o che non hanno totalmente senso.
ad esempio collegando due controller e direzionando gli stick contemporaneamente si corre più velocemente. Ci sono differenze di prestazioni abissali tra gioco in portabilità e fisso ed è stato confermato che il gioco è programmato così male che entrando in una qualsiasi città le performance calano drasticamente a causa di perdite nella memoria e per aggiustare la situazione conviene riavviare il software. E per fortuna che il gaming su console, in particolare su Switch, dovrebbe essere semplice e immediato. Qui è chiaro che i problemi non sono a livello hardware. In fondo su Switch girano titoli molto più complessi graficamente, ma le problematiche nascono proprio alla base, a livello della programmazione. Il voto Metacritic degli utenti è colato a picco, ma ora più che mai è sempre più incredibile vedere lo scollamento tra la frustrazione dei fan e le vendite del brand. Sì, il weekend di lancio di Scarlatto e Violetta è stato un successo, e complice probabilmente anche la maggior base installata di console, si parla di ottimi numeri anche all'interno della serie. Per ora abbiamo i dati delle copie fisiche vendute nel Regno Unito. Il debutto di Scarlatto e Violetto ha registrato il 25% di vendite in più rispetto a Spada e Scudo, il 56% in più di Legend Arceus e il 70% in più dei remake di quarta generazione. Se usciamo dai confini della Switch, la nona generazione si posiziona dietro solo a Sole e Luna. Appunto, un risultato impressionante. E c'è il rischio, tra virgolette, che Scarlatto e Violetto si posizionino tra i titoli Pokémon più venduti di sempre. Infatti, se Spada e Scudo sono fermi a 25 milioni, i 31 milioni di Rosso, Blu e Verde, i titoli più venduti della serie, non sono poi così lontani. Voi poracci, che cosa ne pensate del successo di Scarlatto e Violetto? Quali sono le vostre prime impressioni sui titoli? Ma parliamo ora di una serie molto più di nicchia, perché recentemente è tornata l'attenzione su una serie molto amata dai giocatori hardcore, ma che negli ultimi 10 anni è un po' sparita dalla circolazione. Mi riferisco al brand di Ninja Gaiden. Chi c'era ai tempi della prima Xbox si ricorderà perfettamente l'impatto devastante che ebbe il debutto di Ninja Gaiden in 3 dimensioni. Quel matto sparato di Tomonobu Itagaki a capo del team Ninja confezionò un'opera che è diventata un punto di riferimento degli action adventure in 3D, una gemma di game design che purtroppo non è riuscita a ricreare la stessa magia con i 2 seguiti. Però a quanto pare Koei Tecmo sarebbe pronta a rispolverare Ryu Hayabusa perché durante una convention tenutasi in Corea del Sud, il presidente Fumihiko Yasuda ha mostrato una slide con 2 immagini, una di Ninja Gaiden e l'altra di Dead or Alive, con una scritta in giapponese che recitava: il futuro del team Ninja, reboot di serie di successo. E lo stesso Yasuda in passato si è più volte dimostrato interessato nel far rivivere queste serie storiche, ma c'è da chiedersi, chi potrebbe occuparsi di un reboot del genere? Secondo alcune indiscrezioni portate avanti dall'autorevole Nick Baker, cofondatore di XboxEra.com, il progetto sarebbe stato affidato a dei maestri del settore, Platinum Games. E sapete che vi dico? Sarei molto curioso di vedere un matrimonio del genere. Mentre Hideki Kamiya già parla di un potenziale Bayonetta 4, mi piacerebbe vedere un ritorno di Ninja Gaiden ad opera di Platinum Games, però vorrei che utilizzassero l'occasione per tirare fuori un titolo meno spettacolare e più tecnico. Insomma, un filone parallelo e alternativo da portare avanti insieme a quello di Bayonetta. Penso che un'impostazione del genere, soprattutto dopo Ninja Gaiden 3, potrebbe essere la strada giusta per ripartire da zero con Ninja Gaiden. Voi cosa ne pensate? E chiudiamo con gli ultimi rumor relativi a The Game Awards. Vi ricordo che seguiremo la cerimonia insieme in live sul sito Viola durante la notte tra l'8 e il 9 dicembre. Nel mentre però si aggiungono dei tasselli molto interessanti riguardo alla potenziale lineup che potrebbe essere mostrata durante l'evento. Se la settimana scorsa abbiamo parlato di un secondo trailer del film di Super Mario, ora arriva un secondo rumor che rafforza l'ipotetica presenza di Final Fantasy XVI allo show messo in piedi da Jeff Keighley. Per il sito Insider Gaming, infatti, i pre-order del titolo saranno aperti tra il 7 e l'8 dicembre, quindi è molto probabile che durante TGA venga trasmesso un nuovo trailer con tanto di data di uscita. Ma alla lineup si aggiunge anche, secondo Jeff Grubb, la presenza del seguito di Star Wars Jedi Fallen Order. Non sappiamo ancora molto di Jedi Survivor, ma secondo Grubb, il titolo sarà presente ai TGA e verrà confermata la finestra di lancio per marzo 2023. Non manca neanche troppo. Insomma, la lineup della cerimonia si fa sempre più interessante. Voi cosa sperate di vedere durante l'evento? E questo però è tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani con un nuovo video. Voi, mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto, nerdate duro. Io sono il Poro Scarlatto, Michele Violetto,
Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Iniziamo! Devo smettere.